Licio Gelli a Ginevra, si accavallano ancora ipotesi e supposizioni su come si è arrivati alla cattura del capo della P2. Restano ancora molti interrogativi, mentre Gelli ha scelto una linea di difesa che possiamo certamente definire singolare. Si proclama niente meno che perseguitato politico e come tale chiede asilo politico alla Svizzera. Da Ginevra il nostro inviato. Qui Ginevra. La partita tra Licio Gelli, la giustizia italiana e quella svizzera si sta facendo sempre più rovente. Licio Gelli adesso dichiara di essere venuto in Svizzera per chiedere asilo politico in quanto si considera un perseguitato della magistratura italiana e spera così di bloccare la richiesta di estradizione che deve giungere alle autorità elvetiche. È questo il senso della giornata di oggi che ha visto scendere in campo il collegio di difesa italo-svizzero dell'ex maestro venerabile. L'avvocato Maurizio Di Pietro Paolo è da tempo il legale di Gelli in Italia. La polizia dice che Gelli è a cablè, scosso, smarrito, prostrato. Ma in realtà Licio Gelli non ha ragione di essere prostrato, però si trova nella condizione psicologica in cui si troverebbe chiunque. Da un anno e mezzo è quotidianamente oggetto dell'attenzione di tutta la stampa, e non soltanto della stampa. Avvocato Ponse, lei ha assistito ieri Gelli dinanzi al giudice istruttore che gli contestava di essere entrato qui in Svizzera con documenti falsi. Qual è stata la linea difensiva di Gelli? Naturalmente non ha potuto contestare questa accusa, dato che riconosce perfettamente di aver utilizzato questo falso passaporto. Adesso in due parole, perché ritengo non dover entrare nel merito, ma in due parole la sua difesa e la sua spiegazione è stata questa. Io vengo in Svizzera per domandare l'asilo politico in Svizzera. Però è ovvio che, per le ragioni che tutti sappiamo, non posso circolare con un passaporto a nome di Gelli. Dunque devo utilizzare un altro documento. Ecco, ma un Gelli che domanda l'asilo politico in Svizzera afferma dunque implicitamente di essere perseguitato in Italia. Mi pare che sia ovvio e naturalmente tutto questo in separata sede nella procedura di estradizione verrà spiegato.